Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Stavo girellando per il web quando mi sono imbattuto in uno spot di Samsung, il nuovo spot che va a tirare delle frecciatine a Apple. Sì ragazzi, perché Samsung dopo lo spot, il Growing Up, di cui abbiamo già parlato qualche mese fa, quindi se non l'avete visto andatevelo a rivedere, ha tirato fuori il Moving On, il andiamo avanti, andare avanti, lasciarsi alle spalle quello che è obsoleto. In questo caso stiamo parlando di prodotti Apple, iPhone in particolare. Ovviamente si torna sempre lì, ma andiamo ad analizzare questo nuovo video. La storia narra di una ragazza che tutta tranquilla deve prendere l'aereo in aeroporto, sta arrivando al controllo della carta d'imbarco, tira fuori l'iPhone 6, ma è lento, non riesce a generare il QR code e il controllo comincia a spazientirsi. Guardate un po'. Next in line, please. 45 IDs out. Hello, ma'am. Sorry, one second. It's loading. Look. A sbeffeggiare la ragazza c'è questa persona che subito dopo di lei arriva con l'S9, carta d'imbarco già pronta e via. La ragazza riceve un messaggio dalla madre che le chiede: "Ma l'hai cambiato questo iPhone 6?" E la ragazza, come se nulla fosse, va avanti per il suo cammino, va a prendere l'aereo. Ma anche sull'aereo i problemi non mancano perché la ragazza vuole provare ad accedere ad alcune applicazioni, leggersi un libro, ascoltare un po' di musica, ma niente, l'iPhone non risponde, è lentissimo. Lei ci rinuncia. Ovviamente con un gesto di stizza, proprio accanto a lei cosa c'è? C'è un ragazzo che ha il Galaxy S9 e tranquillamente si sta guardando addirittura un film con le cuffie. Lei comincia a essere un pochino invidiosa, un po' pensierosa, forse qualcosa si sta muovendo nella sua testa. Scende dall'aereo, ragazzi, e il tempo fa schifo, piove. Con iPhone 6 ovviamente non può stare sotto la pioggia perché non è un prodotto impermeabile, lo protegge, sta tutta scomoda con il bagaglio, il cappotto, insomma, sta cercando di leggere quello che c'è su iPhone 6, chiama un taxi, tutta bagnata e ovviamente non sa dare indicazioni perché l'iPhone 6 è lento, non ha potuto accedere alla posizione, alla meta che deve raggiungere. E subito un'altra ragazza con l'S9 che va direttamente al punto con tutte le informazioni pronte per essere lette. La protagonista del video è esasperata, è triste, non sa cosa fare, vede un negozio Apple e allora dice al tassista: "Fermati, scendo." La ragazza molla tutto, va in Apple Store e insieme ad un tecnico esamina il problema che può avere il suo iPhone 6. Risposta del tecnico: la batteria deve essere protetta, quindi l'iPhone ha rallentato le sue prestazioni, altrimenti subiresti dei consumi eccessivi di batteria, oppure in sostanza il telefono potrebbe spegnersi se vai a modificare la gestione del risparmio energetico. La ragazza sconfortata non sa che dire, addirittura il tecnico le suggerisce di comprare il modello successivo per bypassare quel problema. Can you stop here? Can we fix this phone tonight? It's really slow. You could turn off the performance management feature, but it may lead to unexpected shutdowns. Battery throttling. Or you can just upgrade it. E la ragazza finalmente si decide, ok. Faccio il passo avanti, ma non in Apple. Quindi saluta il negozio, esce dal negozio e cosa fa? Come per magia, guardate chi incontra. Sì, ragazzi, proprio lui, l'uomo noce con quella pettinatura tacca che ha fatto tanto discutere il web, ma anche suo figlio, anche il suo piccoletto ha la stessa pettinatura. Tutti e due la guardano come se fosse un'estranea, qualcosa di sconosciuto. Lei si gira a guardarli, ha un'illuminazione. Allora cosa fa la ragazza alla fine? Si prende il nuovo Samsung Galaxy S9 e tutta contenta lo comunica alla mamma. Questo è il nuovo spot di Samsung a sbeffeggiare Apple. Ovviamente, ragazzi, è uno spot che lascia un po' il tempo che trova perché?
Perché innanzitutto il soggetto, il telefono che va a essere incriminato, il difettato, insomma, è un iPhone 6. L'iPhone 6 è un telefono vecchio, ragazzi, quindi non è possibile paragonare un iPhone 6 a un Galaxy S9. Soprattutto anche in tempi di uscita, è troppo vecchio, non può essere paragonato a un telefono moderno e nuovo. A parte questo, anche la trovata della batteria, la batteria degli iPhone che è stata, diciamo, salvaguardata ed è stato rallentato il sistema, il suo funzionamento generale, ecco, ci può stare come accusa. Però mettere in campo il tema batteria, quando anche l'S9 stesso non è che abbia una batteria così eccelsa e soprattutto abbia quel bug delle chiamate che ogni tanto non ti sentiva più l'interlocutore, bug che dovrebbe essere stato risolto con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo, ecco, si vanno a toccare temi forse un po' scottanti anche per Samsung. Quindi, non so, forse poteva andare a sbeffeggiare, a toccare un tema diverso, un tema dove Samsung era intoccabile, però ormai ce lo siamo giocato e questo è. Io a questo punto lascio a voi i commenti, non so se lo avevate già visto questo spot, ma voi siete ovunque nel web, quindi lo avrete già visto, e allora fatemi sapere quello che ne pensate, dite la vostra, vi aspetto nella sezione commenti qua sotto, like al video se vi è piaciuto e noi ci sentiamo alla prossima recensione, Facebook, Instagram, Twitter, ovunque. Ciao ragazzi!